sportive, buon pomeriggio dallo stadio Fanuzzi di Brindisi, da Dario Zanghez in diretta in esclusiva per Eleven Sports e la playoff di fine stagione. Lodi dentro in area di rigore, non c'è nessuno dei suoi, in area di competenza. Lodi disegna questo pallone per Marchese che va di testa, poi Curiale non ci arriva, ancora Foloruscio, punta l'uomo, poi il destro, Pisseri, ingannare la presa, il terreno di gioco rimbalzo, fa salire la squadra, ripartenza da Virtus Francavilla, che si prova ad attaccare, ancora Pino tiene il pallone, supera Lodi, il sinistro di Pino, lo schema, lascia poi a Gigliotti, pallone dentro, troppo lungo, Zenuni, comunque Albertini, destro d'esterno, fuori misura. Sarao di testa, Pisseri, la rimette in avanti per parti Pino, poi Gigliotti, non c'è fallo, semplicemente spalla a spalla, visto che si è dietro di gara, Brodic per Curiale, siamo già dall'altra parte, il destro di Curiale, al volo Curiale ci prova, poi ancora dentro per Bucolo, un pallone che passa, c'è anche Calapari, preferisce invece il cross teso in mezzo, Sciama di testa, aia scusate, Pino allunga la gamba, fa quello che può, poi prolunga per Gigliotti che si sistema il destro, alto al sedicesimo, destro in mezzo, tutti a saltare, arriva a schiacciare proprio Tiritiello, poi la rovesciata di Sarao, poi ancora Zenuni, ci riprova Caporale, gira il destro, Nunzella per Foloruscio, non ha risposto ancora ai cambi, invece Trocini, Nunzella, pallone insidioso in mezzo all'area, Pisseri cade e cade male, si è fatto male Pisseri, il cross di Lodi direttamente in porta, pallone però che finisce fuori, ha cercato di sorprendere barriera, fischia il direttore di gara, pallone teso in area di rigore, Foloruscio prova a schiacciare, tenuto a bada d'aia, ma c'è Gigliotti che recupera, la rimette ancora in mezzo, Pisseri in anticipo su Tiritiello, sinistra dove c'è Sarno, gioco di gambe del numero 7, poi ancora per Lodi, il pallone in mezzo, non ci arriva Di Piazza ma non ci arriva neanche Calapai, già superato il terzo minuto di recupero, Nunzella apre il gioco per Sarao, ancora Sarao, incredibile, incredibile, sull'ultimo pallone la Virtus Francavilla vince la partita, Sarao, e arriva anche il triplice fischio, che cosa è successo qui al Fanuzzi, è storia del calcio, incredibile, all'ultimo secondo Nunzella mette la punizione per Sarao che al volo non ci pensa due volte, la spinge in rete, finisce 1-0 per la Virtus Francavilla, è stata partita vera fino alla fine, l'abbiamo più volte detto, le due squadre volevano vincere fino alla fine, poi è arrivata la punizione tra le proteste del Catania.